Buongiorno, bentrovati, buona domenica 4 settembre. Nel nostro rito ambrosiano oggi è la prima domenica dopo il martirio di San Giovanni. Ecco il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando il Signore Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Vedete, cari fratelli e sorelle, siamo all'inizio di un nuovo percorso, prima domenica dopo il martirio di San Giovanni. E il Vangelo che leggiamo oggi ci porta al capitolo 4 del Vangelo di Matteo, quindi l'inizio del racconto di Matteo. Dopo l'arresto di Giovanni, Gesù si ritira in Galilea. Certamente vi fu anche una scelta di prudenza. Giovanni venne arrestato in Giudea. Gesù si ritira in Galilea, che probabilmente era più sicura. Ma Gesù lascia Nazaret, la casa, il paese dove era cresciuto, lascia sua madre e inizia una nuova vita andando a Cafarnao. Cafarnao era lungo il lago, era un posto di passaggio. Gesù va in un posto dove la sua predicazione può essere ascoltata. Sappiamo poi dagli altri evangelisti che va non comprandosi una casa, ma è ospite di Pietro, che già aveva conosciuto presso il Giordano con il fratello quando erano insieme discepoli del Battista. Ma l'evangelista Matteo, in questo spostamento, in questo trasferimento di Gesù, coglie il compimento di una promessa antica, perché Cafarnao è nel territorio di Zabulon e di Neftali, dell'antica tribù di Zabulon e di Neftali. E in Isaia si legge: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. La luce di Gesù sorge, e sorge dalla Galilea. Cosa inattesa. In Giovanni leggiamo infatti, per esempio, che gli scribi dicono: studia e scoprirai che un profeta non viene dalla Galilea, che il Messia non viene dalla Galilea. In realtà, in Isaia è scritto che una grande luce sorge proprio dalla terra di Zabulon e di Neftali. Gesù, con le sue scelte, compie le promesse antiche. In lui si realizzano le scritture. E Gesù comincia a predicare: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. È bene che risuoni per noi all'inizio di questo nuovo mese e all'inizio di un nuovo periodo di vita, di un nuovo anno pastorale, questo invito alla conversione. Convertitevi, cioè cambiate vita, convertitevi, cioè cambiate mentalità, cambiate pensiero, convertitevi, cioè tornate a Dio. Accogliamo questo invito forte di Gesù, che oggi Gesù ci rivolge. Questo è un tempo di grazia. Se ci convertiremo veramente a Dio e metteremo Dio al primo posto nella nostra vita, diventeremo uomini e donne di pace. Preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per la pace. Buona domenica, sia lodato Gesù Cristo.